formaggio se vuoi. Descano, fa la sponda per sollevarmi. In zona cross Luperini, il pallone messo in mezzo, su libera D'Ambrosio, può ripartire Siena con poco Torescano, sono in tre, adesso la palla è per Nelia, al limite Nelia punta rossa.
squadra di Antonio Gammone, palla lanciata per Lescano. Lescano, lo stop di Lescano, e si riporta ancora d'angolo, Mancino sul primo palo, la deviazione, palla che finisce fuori. Geometrie, regista, basso, nelle ultime partite si era... Rosso
ancora l'appoggio su Perlescano che non perdona, è gol del Torino, dunque in cerca di liberarsi del pallone, ma perde l'attenzione perché arriva ancora il tentativo di Pescano che colpisce la traversa della e fuori posizione il portiere del Milan e prova il pallonetto con palla che finisce fuori, una chance. Si tiene l'azione granata rosso, appoggio di Lescano. Lescano allora va verso il centro, Morra, rosso con l'interno del destro, ha sfiorato per il Torino Mantovani e poi la grande chance, Lescano, ma la palla conclusione di Lescano intanto. E Donnarumma con dentro, il colpo di testa di Lescano, c'è il raddoppio del Legia Virtus con Gro ancora con il piede sinistro, mette in mezzo Refice, duello in aria, attenzione poi all'intervento e c'è il calcio di rigore, fallo 10 metri proprio Facundo Lescano con il destro, conclusione a rete, Legia Virtus in vantaggio quindi al penalty. Il numero 9 va con il destro, calcio di rigore, Biondi aveva intuito, direzione del tiro, potenza, ma Lescano può esultare. Rigolo ancora con Lescano che va a firmare la tripletta. La porta si gira e calcia trovando l'angolino alla destra di Pellegrino. Il Gerietto si dunque in vantaggio al primo vero affondo del gol del doppio. Ci prova prima ma il suo tentativo in acrobazia viene bloccato nel solito Lescano, arpione in aria, un servizio di Sgro e da due passi batte per il match con Lescano. Si sviluppi di una punizione dalla destra di Adamo, il pallone giunge sul secondo palo dove l'attaccante in maglia numero 9 è ancora con lo scatenato Lescano che riprende un assist dalla sinistra di Sgro e col destro batte il portiere mettendo in ghiaccio il risultato che alla 35
25esimo in diagonale, sfiora il palo alla sinistra dell'estremo dalla fine della prima frazione di gioco, quando Sgro riprende al limite dell'area una respinta del portiere sul precedente tiro di Lescano, e di sinistro mette in rete il pallone di padroni della gara. Al 68esimo i ragazzi di Raffaele costruiscono una doppia occasione con Lescano e Biondo, e loro tentano di direttamente su punizione, impegna severamente il bambino. Sersale palla appoggiata per Lanza, il capitano. Bene, prova questo cross in mezzo di testa Lescano, errore di Sorrentino, e c'è il vantaggio dell'Igea Virtus con Lescano. Attenzione all'Igea Virtus che avanza, poi il calcio col destro Desi, la palla sporca arriva a Lescano che sbaglia tutto. La destra serve Lescano, un perfetto colpo di testa, fa secco Saitta portando di fatto